Iniziamo a prepararci per il nostro riscaldamento, potenziando ed attivando tutti i nostri centri. Iniziamo quindi a riprendere la nostra connessione con il primo centro, la nostra radice. E sentiamo immediatamente questo collegamento con la terra, come se scendessero da noi delle lunghe e profonde radici che arrivano fino al centro della terra. E da qui l'energia risale, percepiamo tutta l'abbondanza, la piena vitalità che brulica nella terra e la portiamo nel primo centro energetico, nello spazio tra l'ano e genitale, e sentiamo qui pulsare la nostra presenza. Avviamo una ruota, un vortice che sentiamo girare sempre più velocemente. E accompagniamo questa energia salendo lentamente con alcuni profondi respiri fino al secondo centro nella nostra pancia. Percepiamo un fuoco che si accende, un sole che si espande. La nostra presenza riempie questa stanza e sentiamo come ci sentiamo nella nostra pancia. Sentiamo tutto il nostro puro potenziale, tutta la nostra energia creativa. E da qui lentamente, sempre grazie ad alcuni lenti e profondi respiri, saliamo ancora un po' nella zona del plesso solare. Possiamo anche massaggiarla con la mano, disegnando una spirale, un cerchio, questo vortice che attiva, potenzia, risveglia questo centro energetico, la sede della nostra volontà pura, la piena fiducia nella vita. E lentamente, sempre accompagnando questa connessione con la terra, il primo, il secondo, il terzo centro, saliamo fino allo spazio del cuore. E qui percepiamo come una finestra che si spalanca piena di amore, sentiamo il fuoco dell'amore espandersi nel nostro cuore. E sentiamo come ci sentiamo nel nostro cuore in questa stanza, aprendo le finestre, lasciando entrare un sole splendente. E lentamente, sempre attraverso alcuni lenti e profondi respiri, saliamo ancora più in alto, fino alla gola, al centro della gola. E qui ci permettiamo di nuovo di attivare, portare la nostra piena presenza nel centro della gola, nella nostra espressione. Attiviamo e potenziamo la nostra piena espressione. Sempre sentendo questo collegamento tra la terra e i centri energetici, saliamo ancora più in alto fino a contattare lo spazio tra le sopracciglia, il terzo occhio
e percepiamo contemporaneamente la nuca, come se avessimo anche lì degli occhi dietro la testa, e tra questo punto, tra le sopracciglia e la nuca al centro, attiviamo la nostra percezione interna della pineale. Torniamo poi a focalizzarci al centro della fronte, tra le sopracciglia, attivando un vortice, una ruota, permettendole di girare sempre più velocemente. E da qui, lentamente, sempre mantenendo la connessione con la terra, con la sua forza, il suo radicamento, salendo per tutti i centri energetici, saliamo ancora di più, fino al centro del capo, nella zona della fontanella. E da qui percepiamo un vortice sempre più forte, sempre più veloce, che attiva un raggio di pura luce bianca che ci connette direttamente al cielo. Sentiamo quindi il radicamento della terra e l'espansione verso il cielo e un flusso di luce, di energia che ci collega ad entrambi. Inspirando, sentiamo che sale dalla terra attraversando tutti i nostri centri, collegandoci al cielo. E scendendo, si espande attorno a noi come una fontana di pura luce bianca, una rugiada purificante e vivificatrice. E permettiamo ancora alcuni di questi movimenti di luce che ci connettono dalla terra al cielo e dalla fontanella come una fontana. Permettiamo a questa pioggia di rugiada, di luce pura, di inondarci, purificare tutti i nostri centri dentro e tutti i nostri corpi fuori, percependo questa espansione. Ed ora lentamente ci prepariamo alla nostra pratica specifica di oggi. E iniziamo a prepararci entrando profondamente in contatto con la stanza del cuore. Manteniamo la nostra espansione oltre il nostro corpo e iniziamo allo stesso tempo a sentire, a percepire il nostro cuore, la stanza che abita il nostro cuore. E lentamente, in modo spontaneo, iniziamo ad accendere una piccola fiamma al centro del nostro petto. Iniziamo a sentire il nostro cuore che inizia ad essere sempre più riempito da questa fiamma, che lentamente cresce, lentamente diventa più intensa, più calda. Percepiamo questo fuoco
che divampa sempre più presente nel nostro cuore. E mantenendo questa connessione, mantenendo la percezione alla presenza di questo fuoco, di questa fiamma di luce che arde nel nostro cuore, possiamo tornare ad un evento, ad una persona, ad un ricordo, a qualsiasi cosa nella nostra vita ora ci generi un certo tipo di disagio o ci generi delle emozioni forti. E man mano che questo accade, man mano che mettiamo a fuoco la situazione, la persona, il ricordo, l'emozione, percepiamo come se il nostro cuore, se questa fiamma di luce, di calore, che arde potentemente nel nostro cuore, risucchiasse totalmente questo ricordo, questo disagio, questa emozione, questo evento. Permettiamo che per un attimo tutto questo venga totalmente bruciato dalla fiamma e dalla luce del nostro cuore. E proviamo a respirare profondamente, lasciando tutto lo spazio, partendo dalla pancia, espandendo pienamente il nostro petto, man mano che questo ricordo, evento, emozione brucia nella fiamma del nostro cuore, in questa pura luce bianca nel cuore, in questo fuoco di pura presenza. E se arrivano altri ricordi o altre emozioni, ripetiamo semplicemente questa azione. Lasciamo che questo ricordo, questo evento, questa situazione, questa emozione vengano risucchiate totalmente al centro del nostro petto, da questo fuoco espanso, da questa pura luce. Un fuoco che brucia, ricordando che solo ciò che non è vero può essere bruciato. E di nuovo, man mano che sentiamo che la situazione viene risucchiata e bruciata e dissolta, accompagniamo questo processo attraverso dei lenti e profondi respiri che salgono dalla pancia fino alle scapole, ampliando e permettendo la piena espansione ed apertura del torace. E restando in pieno contatto con il nostro centro, che in questo momento è il fuoco, la fiamma che brucia al centro del nostro petto.
E facciamo ancora un piccolo passo in avanti. Percepiamo una situazione, una persona. Verso la quale o verso una cosa per cui percepiamo una dipendenza. Può essere una dipendenza affettiva, può essere una nostalgia, può essere una dipendenza da qualsiasi sostanza. E proviamo ad entrare in questa nostra mancanza. Mancanza di una persona, di un luogo, di qualcosa. E sentiamo come nel nostro cuore, nella nostra pancia, c'è questa voglia di ricevere qualcosa, riempirci con qualcosa dall'esterno. E ora proviamo, sempre vigili alla presenza di questa fiamma, di questo fuoco, di questa luce nel nostro cuore, a emanare dal centro del nostro cuore questo amore, questo bisogno verso il fuori. Cambiamo semplicemente la direzione. Invece che cercare di ricevere, utilizziamo il calore, l'espansione, la forza di questo fuoco, di questa presenza per dare amore, per donare gratitudine. Ci riempiamo grazie alla profondità di questo fuoco, di questo centro e emaniamo questo calore, questa gratitudine, questo amore proprio lì dove pensavamo di doverlo ricevere. E continuiamo questo movimento mantenendo la nostra massima presenza sempre nel centro del cuore, a questa fiamma, a questa pura luce bianca, a questo fuoco che brucia e che espande da dentro a fuori il nostro amore, la nostra gratitudine per ogni cosa. Anche qui accompagniamo i processi con dei lenti e profondi respiri che partono dal basso della pancia e salgono fino alle scapole, aprendo pienamente il nostro torace, aprendo pienamente questa finestra del nostro cuore. E molto molto lentamente iniziamo semplicemente a percepire la frequenza di questo centro,
di questo fuoco interiore, di questa fiamma nel cuore, che trova il suo posto al centro del nostro petto, una fiamma sempre presente, un fuoco sempre acceso, che in ogni momento può essere ricontattato, attizzato, potenziato, espanso. Portiamo lì la nostra totale determinazione a mantenere costante il nostro contatto con questo centro, con la pura luce, il fuoco che arde nel nostro cuore. E poi molto molto lentamente, ognuno con i suoi tempi, attraverso alcuni lenti e profondi respiri, rientra a percepire tutto il corpo. Abitiamo di nuovo l'energia di tutto il corpo, sentendo però una sensibilità maggiore nella zona del cuore, sapendo che questo fuoco, questa luce arde, presente costantemente dentro di noi. E in ogni momento, immediatamente, naturalmente, possiamo ricontattarla e sentirci sostenuti dalla potenza della fiamma del cuore. Lentamente rientriamo a percepire tutto il corpo, muovendo un po' le mani, le dita dei piedi. Rilasciamo le spalle, verifichiamo se le abbiamo un po' contratte. Ci permettiamo dei lenti movimenti per ritornare pienamente qui. Prima di iniziare il nostro cerchio. E come sempre, per mantenere lo spazio del cerchio intimo e protetto, tra poco termineremo la diretta su Facebook e chi vuole può unirsi a noi attraverso il link che trovate nella descrizione della diretta.